tutti, lui è lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Benvenuti in un nuovo gameplay e oggi indossiamo i panni di due veri pizzaioli. La pizza con un marrone in coppa. Esatto, come potete vedere oggi siamo su Roblox e abbiamo la nostra pizzeria. Anzi, perché la nostra pizzeria? La mia pizzeria, la pizzeria di lui con l'assistente Sofì. Fermi tutti, non vedi che indosso anch'io un cappello del chef? Sì, però... sono anch'io una pizzaiola. Ma non lo fa... guarda che qua il capo chef sono io. Tu guarda che ti salgo in testa. No, non mi salire in testa. Guarda, se sei così brava, sapresti quindi fare una pizza da sola. Certo che la so fare, una pizza da sola è il mio sogno da una vita. Come sapete, io sono una grandissima fan della pizza. Io la amo, è il mio cibo preferito. Ok. Vuoi che non la sappia fare? Certo sì, la sì, fare. Falla, voglio proprio vedere cosa devi schifo combinare. Guarda, impara. Ho preso l'impasto, sì. Vado a mettere il pomodoro. Poi brava. Metto la mozzarella, metto il salamino piccante, apro il forno, prendo la pizza, la metto nel forno, chiudo il forno e adesso aspetto che si cucini. Guarda qui quanto sono brava, facile. Brava, come brava. Come un bicchiere d'acqua. Davvero i miei complimenti. Devo ammettere che non è semplice fare un'ottima pizza, però te la sei cavata. Vado subito a fare la prossima. Abbiamo tanti ordini in questa pizzeria, ce ne sono davvero tantissimi. Sofì, qui metto anche la mozzarella. Sofì, Sofì, la pizza una volta che si fa e poi una volta che si mette in forno, sì, non è che per caso ti sei dimenticata qualcosa, è come dire... Oh cavolo, lui guarda il forno! La pizza è in fiamme! Ok, allora, apri il forno, aiuto! Prendo la pizza! No, stai dando un po' da tutto! Posa quella pizza! Oh cavolo, ci vuole un estintore! L'estintore, l'estintore! Acqua, c'è acqua in questa pizzeria? Ecco, c'è l'estintore! C'è l'estintore! La sbattocchio! No, posala, c'è l'estintore! Devi sapere che di solito quando qualcosa brucia si sbattocchia! Posa quella pizza, c'è l'estintore! Ok, l'hai spenta! Va bene, la metto nel cestino della spazzatura. Era diventato praticamente un dischetto carbonizzato. Sono sfinito, ho bisogno di uscire fuori. Ma come esci fuori? Boccata d'aria. E mi lasci qui da sola nella mia pizzeria? Oh no, non posso lasciarla mica sola. Preparo la seconda pizza. Ma potrei farla io adesso? Giusto per evitare di incendiare nuovamente la pizzeria, ecco come. Vai, va bene, vai. Tu prepara la prossima che io nel frattempo sto qui appiccicata al forno. Controllo anch'io, non vorrei mai che la fai bruciare di nuovo. Ehi, guarda che sbaglio una volta, poi si impara. Guarda, è verde, visto? Basta prenderla. Sto qui. E adesso? Ehi, l'hanno rifiutata. Ordine non ordinato. Nessuno voleva questa pizza. Ma in questa pizzeria avremo pure qualche ordine, no? Ora capisco perché nessuno l'ha voluta. Perché? Guarda bene su quella pizza cosa c'è. Ci sono i salamini. E oltre ai salamini vedi qualcosa che si muove per caso? I salamini si muovono. No, ci sono gli scarafaggi sulla pizza, non i salamini. Non l'avevo visto. Oddio, che schifo, che schifo. Ah, che schifo. Lui. Fammela buttare. Ributta. E adesso dove è finito il mio camice? Adesso sei l'assistente, non hai più un camice. No, non voglio essere l'assistente di Sofì. Sofì è pazza. Guarda, fammi fare una pizza in santa pace e ti faccio vedere come si fa. Si prende l'impasto, okay, si mette ma io sto qui dietro di te, vedo quello che fai. Si mette la salsa, okay. Poi si mette la mozzarella, okay. Poi si mette il salamino, sì. Poi si prende una bibita e si mette sopra la pizza. Ma che c'entra la bibita? Lui no, pessima idea. Ok, via bibita. Prendiamo la pizza e la mettiamo in forno. Lasciamo cuocere per bene, deve essere bella croccante, bella brustolita. Adesso non sono più neanche io un cuoco. Ma perché? Aspetta, fammi toccare la pasta. Ecco, basta toccare la pasta che ritorna pure il vestito. Ma questa è la pizzeria più pazza di sempre. Lui apri il forno. Ok, apri il forno. Okay. Pronto, preso, messa sul carrellino. Addio. Ti sfugge qualcosa, lui? Se nessuno ordina le nostre pizze, non possiamo mandarle a nessuno col fattorino. Effettivamente hai ragione. Mi sa che qualcuno deve andare a prendere le ordinazioni. Vai tu. Te pareva. Ehi, ci sono già due clienti, Sofì. Guarda. Che dici, come vogliono la pizza? Salve signorine. Come volete la pizza, per favore? Vogliono una pizza col salamino, una pizza margherita e una pizza con le olive. Ecco, mi sono pronto. Lui, ma come ti sei conciato, scusami? Sono vestito da cassiere. Ok, va bene. Tu dai un'occhiata al forno, aiutami. Sto attento che non si bruci nulla. Anzi, mi preparo subito l'estintore perché con Sofì non si è mai troppo prudenti. Esagerato. Ah, schiuma ovunque. Lui, ti stai distraendo. Pizza la schiuma, è bellissima. Guarda che il forno sta lampeggiando. No, ma è normale. A me piace col bordo un po' più croccante. Che e quindi se è un po' più, come dire, sottile. Lui? Oh no! Forno. Guarda cosa hai combinato. Lampeggia pure la luce. Dov'è l'istintore? Dov'è?
Chiamate i vigili del fuoco! Oh, no, estintore, estintore, ok, spezzo io. Spegnimi le mani, spegnimi le mani. Spengo, ehi. Ma sei tu che vai a fuoco adesso? Sono finita dentro il forno. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Corri, corri. Mi sono carbonizzata. Già, sei diventata tante piccole pezzettini. Eccomi, sono tornata. Ciao, bentornata. Ti va di assaggiare la pizza al carbone? È buonissima. No, grazie, assaggiala tu. Perché c'è l'impasto della pizza a terra? Perché ci sono degli scarafaggi nella pizza? Che schifo, ma hai disinfettato prima di iniziare a lavorare? Pensavo lo facessi tu. Ma secondo te, se la mettiamo in forno, cosa viene? Una pizza di scarafaggi croccanti? Secondo me viene uno schifo, però proviamoci, dai. Ok, dai, la metto subito in forno. Ecco, toccala tu, qua. Grazie, io non la tocco con lo schifo. Chiudiamo il forno e lasciamola cuocere, ma sarà buonissima. Intanto qua il forno sta prendendo tutto fuoco. Lui, ma di nuovo ci risiamo. No, ma ormai sono un vigile del fuoco provetto, vedi? Vengo subito l'incendio. Se solo non fosse che il gioco non è essere un vigile del fuoco, il gioco è fare il pizzaiolo. Non abbiamo venduto neanche una pizza. Guarda e impara. La pizza agli scarafaggi sembra buonissima. La potresti prendere e mettere sul bancone? Io quello schifo lì non lo tocco. Se vuoi lo tocchi tu. Grazie. Ok, mi guarda. Allontano. Eccola qua. Tu stai facendo perdere reputazione la mia pizzeria. Nessuno vorrà più venire qui. Lui? La nostra pizzeria fallirà. Me lo sento. È tempo di fare la pizza più buona del mondo. E per farla ci sono soltanto due chef che ci possono riuscire. Chi? Noi due, Sofia e lui. Sì, lui, ma ti sfugge un passaggio. Se facciamo le pizze più buone, non le vuole nessuno. Non abbiamo neanche un'ordinazione in una pizzeria. Sono quelle che contano. Non tanto fare le pizze, ma le ordinazioni. Sì, ok, sì, ok, sì, ok. Guarda, abbiamo fatto la pizza, quella con gli scarafaggi non l'ha voluta nessuno. La pizza bruciata non l'ha voluta nessuno. La margherita non l'ha voluta nessuno. Mi sa che c'è proprio qualche problema. Facciamo una pizza con calma, buona, e proviamo a venderla, ok? Io voglio la pizza bianca con le olive. Ma avevo parlato di pizza buona. Che c'entra la pizza bianca con le olive? Senza sapore. Guarda che questa è la pizza preferita da tutti. Dai, aspettiamo. Siamo attenti. Al mio 3 la prendo. 3, 2, 1, via, 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 via. Pizza via, presa, okay. Cotta a puntino. E mettiamola la subito mettiamo qui. Mettiamo nel carrello per venderla. È caduta per terra. Ma come è caduta per terra? Ecco, non la vuole nessuno anche perché questa. Perché non c'è il formaggio. Ti sei dimenticata di metterci la mozzarella, che è basilare. Chi mangia la pizza senza mozzarella? Guarda, basta prendere allora la mozzarella e metterla sopra. Ecco qua, fatto. Stai combinando soltanto un disastro. Va bene, buttiamo tutto, ho capito. Mettiamo anche questa pizza. Non si può neanche buttare, fatto di schifo. Guarda, la porto fuori, la do a qualche signorina. Signorina, ecco a lei la pizza. Signorina, non se la mangi, è disgustosa. Se è caduta a terra è perché fa parte proprio del sapore della pizza, ecco. Sì, certo. L'ultima pizza. Non ne voglio fare più, voglio fare l'ultima. Sì, sì, ma la faccio io, la faccio io che modestamente sono più brava. Allora, prima metto la salsa. Io ti copio. Poi metto la mozzarella. Poi metto la mozzarella. Beh, lui, stai copiando? No, certo che no. Poi metto il salamino. Poi metto il salamino. Ehi! Guarda, sai che faccio? Metto doppio strato di salamino. Magari per quello che non la vogliono. Apro il forno, metto subito prima il salamino, okay. E chiudo. Apro, metto sul carrello. Ordine non ordinato. Guarda qua nel forno, ho messo il salamino. Solo il salamino? Già, ora rimane la pizza. Ok, prendiamo anche questa pizza. Ha un aspetto veramente delizioso. Vediamo se qualcuno la vuole adesso. No, nessuno la vorrà. No. Nessuno vuole le nostre pizze. Lui, vieni qua, vieni qua. Dobbiamo parlare. Se nessuno vuole le nostre pizze. Sì. Ma noi abbiamo fatto tante pizze. Sì. Questa qui sembra essere pure buona. Sì. Che ne diresti se ce la mangiassimo noi? Sì, ci sto. Ah, questa sì che è la pizzeria migliore del mondo. Oh, sì, dove pizzaioli si possono mangiare la pizza. E già, non abbiamo nessun cliente, almeno ce la mangiamo noi. Prendo anche una bibita deliziosa. Eh sì, guarda che era a terra, qua ci sono tutti gli scarafaggi, non vorrei che dentro la bibita trovi uno scarafaggio. Che schifo! Ma comunque, speriamo che oggi di essere riusciti a strappare il sorriso. Volevamo essere dei pizzaioli, ma alla fine ci siamo ritrovati ad essere i clienti della nostra pizzeria fallita. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao!